Avevo dimenticato di prendere il ritardo webcam che è 34 secondi di Tirrenia. È rimasto lo stesso video. In realtà non ho fatto il refresh perché se faccio il refresh mi cambia ancora il ritardo webcam. Dopodiché, i valori che avevo trattato nel calcolo della rifrazione devono essere corretti per il ritardo webcam, cosa che facciamo adesso. Calcolatrice. Allora, 34 secondi per Tirrenia e 53 e mezzo per Ostia. Quindi Ostia, il sole ha toccato l'orizzonte a 16, 37 e 42, 4 e mezzo, 34 e mezzo in ritardo, 34 e 3. Ha toccato a 16, 37 e 42, quindi noi abbiamo 42 secondi dopo 37, oppure 42 più 60 dopo 36, e poi questi 102 secondi dopo i 36 minuti, a questi 102 secondi devo sottrarre 53 e mezzo. Significa che il sole è tramontato a Ostia alle 16:36 e 48,5 secondi. Adesso andiamo a mettere questo valore, come non è tramontato, ha toccato l'orizzonte. Facciamo anche l'altro calcolo, cioè quello di Tirrenia. A Tirrenia il sole ha toccato l'orizzonte tra 52 e 55, facciamo una media, 53,5 secondi. A questi 53,5 dobbiamo togliere 34,3 e vengono fuori 19,2, cioè il sole a Tirrenia è tramontato alle 16:42, 19,2. Cioè, levato il ritardo web. A questo punto abbiamo già pronto Tirrenia qui, perché la posizione la vedo qua. Siamo a Tirrenia, quindi non devo cambiare niente, devo solo cambiare l'ora. 16:42, 19. E poi vado a vedere quanto mi dice. Mi dice esattamente 34 primi di rifrazione. A Ostia. A Ostia il dato migliore che abbiamo è quello che abbiamo visto prima, cioè il primo contatto, e quindi Ostia, lega navale, il primo contatto era 36 e 48. Eccolo qui, il sole, il punto più basso del sole in quel momento era a 29 e 30. Quindi 29 e 30 di rifrazione per Ostia e 34 per Tirrenia. Sono due valori piuttosto diversi. A questo punto andiamo a rivedere le condizioni meteorologiche. Per Tirrenia abbiamo la pressione 1011, che è più alta, però se abbiamo una pressione di 1008, paria di mare 1008. Non è una differenza così grande per spiegare questa differenza qui. Possiamo vedere cosa succede per Ostia con l'ultimo contatto che abbiamo visto a 41 netti, però dobbiamo togliere 53 secondi, abbiamo stimato intorno a 41 netti, 41,03 per far tornare i conti, verrebbe fuori 40. E 10 secondi. Allora, per 40 e 10 secondi, dov'è il bordo superiore del sole? Il discorso ritorna di nuovo a 29, cioè siamo lì, 29,30, viene confermata la rifrazione piuttosto bassa,
registrata precedentemente. Quindi la causa di questa differenza è che l'atmosfera che abbiamo davanti a Ostia, sulla linea di vista, è un po' più leggera di quella che c'è davanti. Vedete, a Ostia ci sono tutte nuvole. Le nuvole sono dove l'atmosfera è un po' più leggera, è vero che la pressione a livello del mare è qua, però la linea di pressione standard sta più lontana a Ostia che a Tirrenia, che sta qua sopra. Tirrenia trova subito la linea di pressione bassa, qui la distanza è maggiore, di pressione standard 1013. Poi le isoline qui sono strette, mentre qui sono un po' più allargate perché la pressione sale meno velocemente, in quanto ci sono le nuvole qua sopra. Le nuvole sono indice di bassa pressione. E questo è quello che osserviamo, quindi la correzione alla spiegazione data prima è necessaria perché mi ero dimenticato sia di prendere il ritardo webcam di Tirrenia, sia di prendere, di sottrarlo al dato osservato. Grazie per l'attenzione.